Buonasera ragazzi, buonasera papi, buonasera a te. Prima di parlare di Napoli-Roma, ragazzi, vi dovete iscrivere al canale. Tutta all'iscrizione, ragazzi, dovete scaricare l'app di OneFootball, l'app più completa e più bella riguardo il mondo del calcio. Con statistiche e notizie riguardo al calcio mercato, siamo agli sgoccioli, gli highlights di tutte le partite. Potete avere pure con l'Osimhen e De Simeone aere, eh? Andate su Napoli Roma highlights e vedete il video. Il link per scaricare l'app è in descrizione, l'app è gratuita. Regalo l'app. José Mourinho, la 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 la. José Mourinho. Napoli Roma 2-1. Bella partita, finalmente abbiamo visto una Roma pure spumeggiante. Come è piaciuta Roma? Ma siamo di un'altra categoria, la Maricela. Non mi è piaciuto José dopo la partita. È triste una vincere, poi ci vuoi una parata, ma era detto una fa. Vabbè, ma io José Mourinho, da fa sempre un poco showman, questi, là. Lo scudetto è molto più vicino. E lo scudetto io da qua lo vedo qua, tu a rovita. Io vedo qua, tu vedo là. E sta vicina, ma da sta sempre proprio lontana. Sì. Sanno stare proprio là, capitano, con calma, sangue freddo, ragazzi, senza correre. Azione unica ieri. Mamma mia, ieri kill 2-1, perché c'è chi lo so. Io ce lo sapevo. La forza nostra è questa. Ce lo sapevo, io ti ho detto prima, si trase la sciarapa, ci ammazza il cotto. Ma come si fa un calciatore quando col germo, Milano, caro? Doveva fare bene, non ci fa go. Veramente. Finché lo ripeto, non si ritira dal calcio, allora faccio la gol. Pure si trasa a 5 minuti alla fine, perché non ci segnava pure l'anno passato, ma ricordo caro. La forza nostra qual è? La panchina. Cioè, ha detto bene Spalletti, giocatore in panchina è come se se ne guanna. Cioè, è questa la cosa più bella che noi tifosi possiamo vedere. Questa è una cosa fondamentale, sì. Perché tu già stai veramente giocando, perché sei da partita è come se sei in mezzo al campo. Sì. Allora quando subentri, già stai caldo, sì. Già stai in clima da partita, già sai i movimenti che fai, già hai visto, già ti hai studiato la squadra. Comunque ieri Ciolito, ma quando era la colpa, Smalling, che la sento dire, ma voi vedete il calcio, andiamo a apprezzare pure il giocatore di calciatore. Che io Smalling non ha sbagliato niente, perché quando Zielinski ha dato la palla ha cercato l'1-2. Lo scaricando la pallina che ha fatto è diverso. Zia Lischi ci si fa 1-2 cioè, e io blocco. Invece Ciolito l'ha fatta a Serzatella. Hanno le manevre. Ha messo la palla in 2-7. Boom! E José ha fatto tutta la capa nera. Ma era bianca, è diventata nera. E il gol di Osimhen, ragazzi. Ma ne vogliamo parlare. Io, sincero. Osimhen, non mi aspettavo mai che faceva un gol del genere. Vabbè, ma comunque Osimhen ha avuto dei grandi miglioramenti, sì, proprio, diciamo, a livello di tutto, pure a livello caratteriale. Tecnica e caratteriale specialmente, sì. Perché poi caratterialmente, chi lo ha fatto treva, si nervoseva sempre, non giocava nemmeno bene. Ma cioè, comunque tecnicamente io non avevo fatto nulla ieri. No, ragazzi. Cioè, stop di piede, stop di gamba. Ah. Veramente. Grande. Quello che se lo vedi grande fritto. No, vuoi rivedere un'altra volta. Mario Rui, che fanno passaggi illuminati. Complimenti pure a Mario Rui, dal portiere all'ultimo giocatore. Esagerato. Tutti bene. Esagerato, ragazzi. Incominciamo un poco, capito? No, tagliare. Fatto, mulammo poco la furbicella, cosa che lo potete tagliare per parecchio tempo. Serve, capito? Sì. Che poi io non mi scoccio se non tagli giù. No, che poi dire fa. Se ti mi chiama, metti tra e poi tutto il resto attorno che guarderà. No, guarderà. Iniziamo un po' la partita. La partita ieri è stata, secondo me, non dominata da Napoli, ma gestita da Napoli. E la Roma, cioè una Roma diversa dalle altre partite. È venuta a Napoli a cercare, secondo me, più del pareggio non poteva. Però ti posso dire la mia, io ti dico una cosa: nel secondo tempo abbiamo tenuto rimatch point che non l'abbiamo sfruttato, e poi è venuto quel pareggio della Roma. Che non dimenticare che l'azione che noi abbiamo fatto è Barascate, non ha stoppato bene la palla. E poi abbiamo fatto i 3-2 che possiamo fare anche gol. Visto la pila là, poi hanno fatto 1 euro. Gli ha segnato un faraone. E lì allora tu a mettere sempre la palluccella in da porta. Non ti fa pappa palla, beh, non fa niente, perché è partito da zero in me, perché non arriva sino a finire il campionato.
1-0. Non, va, non arriverà. 1-0 in un pozzo pre partita perché ora mamma 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 non so mamma mamma visto, non lo so. Vabbè, comunque la Roma è stata bene in campo, ma sì, più, è stata più bene in campo, cosa, ma io sono una buona partita la Roma, ma più di quello sinceramente. Un ma parlate di José Mourinho, ieri a me non mi è piaciuto proprio perché sempre c'è che Boris non è la verità. Cioè noi, non, noi abbiamo vinto meritatamente perché non abbiamo rubato niente. Punto e basta. Poi la voce dice una cosa a José. José, tu hai fatto andata e ritorno questo campionato con il Napoli. Hai fatto 0 punti. Hai fatto 0 punti. Non ti dimenticare, hai fatto 0 punti. Capì? E pensa che pure a Roma, papà, è pigliata legnata. Poi è pigliata la legnata, papà. E tu parli e dici ancora, vuoi fare credere la gente, non c'è un motivo a perdere. Vabbè. Ma che hai detto che se uno fa una buona partita, cioè non può perdere. Che significa? Fa una buona partita, ma... uno basta. Si fa una buona partita, non può perdere. Se le squadre non giocano, è vincere. Che non dice proprio. Allora, ciao, Giuseppe, dai. Se tu ti accontenti di giocare solo bene, ma non è detto che se tu giochi bene o mi fai trovare una buona partita a Napoli non può perdere, che noi abbiamo meritato di vincere. E poi abbiamo altri calciatori. E poi rimani calciatori, noi a Di Ballo, noi rimaniamo 4 o 10 di Ba. Questo te lo devo dire perché non è caduto. Vabbè, ma comunque lasciamo stare mai andata questa qua. Stati bene, Giuseppe. Però. Se ci sei l'anno prossimo ci vediamo. Però, se, se devo preferire, preferisco la Roma in Champions, se no. Vabbè, ma sto parlando assolutamente. Cioè, questo lo devi sapere, José. Chi va in Champions a noi non è che ci interessa tanto, la Roma, la Lazio, cose, non è facile. Tiriamo per una volta. Tiriamo quando vado contro una, poi sembra troppo agguerrite. Sì. Cioè, vedi agguerrite già prima di giocare. Poi vedi agguerrite il mio suo campo e poi per dite e fornite ancora e dice. Ci sputate ancora veleno, hanno deciso, ma non Napoli è forte, hanno fatto di tutto, però. Hanno vincito la partita meritatamente perché non ci hanno mai rubato niente. Quando sente che sto qua, allora dico. Capo, ragazzi, comunque il destino è nelle nostre mani. Assolutamente. Non c'è, più, non c'è più nessuno che ci può fermare. Ma quando? Ma è due anni importanti. Una battuta a tutto quanto, voglio tutto. Mo stiamo a cominciare che era magari. Gennaio è quasi finito e tutti dicevano che il gennaio Napoli cadrà, il Napoli crollerà. E Napoli è crollato. Napoli è crollando Napoli, però crollando, è caduto Napoli. Però... è tutto quanto a basso, non va bene, non va bene. Che poi una cosa, vi ripeto, un po' di malox, pochi malox, pochi caviscone, cose, loro loro passano. Un bruciore passa perché capiscono, pochi fissanno pure, casomai, pochi fissanno. Pochi fissanno, non vi pigliate col, allora, non vi pigliate col. Posso dire una cosa? Dici. Amma pensare sempre a Stric. Noi vi diamo un bacio e vi saluto. Siamo troppi per questa Serie A. Ciao.